Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Ragazzi, questa sera una ricetta velocissima e molto molto saporita, che si fa con pochi ingredienti, che tutti abbiamo in casa, perché tutti abbiamo un formaggio, che sia groviera, caciotta, galbanino, fontina. Quello che sta proprio lì all'angoletto del frigo, che usate Esatto, poco. esatto. Sale, pepe, spezie, olio, pan grattato, prosciutto crudo, penso che ce l'abbiamo tutti quanti, ok? Allora, andiamo a fare delle fettine di maiale, di prosciutto di maiale al forno con panatura croccante e ripieno goloso, ok? Allora, come andiamo a procedere? Prendiamo la fettina, adesso sposto un attimino questi ingredienti qua. Prendiamo la fettina di prosciutto, eccole qua. Io ne ho esattamente 5, credo. Che saranno Sì, mezzo chilo? ma neanche, neanche. Allora, mettiamo una fettina di galbanino. In questo caso io ho preso il galbanino, ma voi potete usare, ripeto, come prima, come ho detto prima, qualsiasi tipo di formaggio filante. Poi il prosciutto crudo, anche se si rompe va bene uguale, una fettina, eccola qui. Lo chiudiamo così, a portafoglio, Panino. a panino, in questo modo. Ecco, facendo in modo che vadano tutte le parti a combaciare, ok? Così. Poi prepariamo, scusate, pulisco un attimo le mani, Quindi diciamo è una sorta di saltimbocca una sorta di cordon Salti in bocca bleu. rivisitato, Sì, insomma, non. pan grattato, io prendo quello integrale, ma voi potete prendere quello che avete in casa, non c'è nessun problema. Un pizzicotto di sale, un po' di aglio grattugiato, o se no prendete uno spicchio d'aglio, togliete l'anima e lo fate molto grattato molto finemente. C'è proprio lo schiaccialle, quello è comodissimo. Un po' di pepe bianco, nero, rosa, verde, quello che volete voi, e 4-5 cucchiai di parmigiano reggiano. Se vi piace il sapore un pochino più forte, ci mettete il pecorino. Mescoliamo il tutto in questo modo, ok? Ungiamo leggermente la parte di sopra del nostro fagottino, chiamiamolo così. Lo andiamo a spennellare in questo modo. Poi lo passiamo nel pan grattato. Facciamo la stessa cosa anche con l'altra parte, vedete? Procedimento velocissimo. Lo giriamo Wow! così un paio di volte per fargli fare proprio una bella panatura, così, e lo mettiamo qua dentro la teglia con la carta da forno. Le facciamo tutte e ci vediamo tra un attimo. Eccole pronte, mi sono dimenticata di dirvi di accendere il forno a 190 gradi prima di iniziare a fare queste, perché per fare queste ci vogliono veramente 5 minuti, quindi il tempo di far scaldare il forno. Col forno già a temperatura, 20-25 minuti nella parte centrale e poi 3 minuti per fare il grill, quindi diciamo all'incirca ci vuole una mezz'oretta in tutto, ok? Compresa la preparazione. Andiamo a mettere un filo d'olio. Ecco qui, e andiamo in forno. Alla vista è bellissima, ragazzi. E beh, speriamo sia anche molto buona, In questa gocciolina di formaggio che sta per eh? Eh uscire. sì, adesso la facciamo uscire del tutto, Vai. eh? Bella croccante, cotta dentro la parte rosa e il prosciutto.
Che spettacolo. È una sorta di cordon bleu, diciamo, via. Eh sì, eh sì. Ok? Con una panatura un po' diversa. Però a me sembra veramente perfetta. Quindi la vuoi assaggiare? Vabbè, Sei sicuro? visto che a te. Ma loro si sono iscritti prima? Ah, mi raccomando, iscrivetevi, ragazzi, che Allora, sennò. se no niente assaggio, Sennò eh? niente assaggio. Vai. E poi ecco, è tenerissimo. Ora aspetta che te lo soffio un attimo. Vai, vai. Amore, Noi scotta. uomini duri, non so. Va bene, fai come vuoi. È Cioè, te l'avevo detto. buonissimo. Vero? Mamma mia. E poi visto, si fa veramente in mezz'ora. Tra preparazione e cottura, ragazzi. Quindi. Ragazzi, ottima ricetta. Seguiteci e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti. Ciao ciao!